Spesso ci soffermiamo a pensare a tutte le bellezze che offrono le città estere, senza però prendere in considerazione tutto ciò che invece ha da offrire la nostra città natale. Ho riflettuto a lungo su questa cosa e mi sono decisa a rivalorizzare la mia città anche grazie ai video che porto qui su YouTube. Ed è qua che è nata infatti la serie di avventure napoletane. Poi però ho capito che non era abbastanza e mi sono unita ad un progetto che ritengo molto interessante. È un progetto gestito completamente da ragazzi come me, ragazzi che si sono messi in gioco facendo tantissimi sacrifici. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Il progetto di cui parlo è Around Naples. Ed ha come scopo quello di raccontare la nostra città sotto ogni punto di vista. Essa nasce nel 500 sulla prosecuzione del Decumano Inferiore, in corrispondenza con il palazzo del principe di San Severino e del convento di Santa Chiara. Sia per ricordarne la bellezza a chi ci vive, ma sia anche per farla conoscere a chi non c'è mai stato. Oltre agli episodi nei luoghi storici, eccetera, portiamo avanti anche tantissimi altri progetti paralleli, come per esempio una serie riguardante le leggende e misteri che gestisco personalmente. Ciao, io sono Irene e oggi vi andrò a parlare di una delle numerose leggende che fanno parte della storia di Napoli. Quella che ho scelto per oggi è la leggenda dei fantasmi del Palazzo Donnanna. Ciao, sono sempre io Irene e oggi vi parlerò di una nuova leggenda legata alla città di Napoli. Oggi vi racconto la storia di Maria d'Avalos. Ma anche video dedicati a grandi artisti del passato, come per esempio Pino Daniele e molto altro ancora. Ma lasciate che ve ne parli meglio. Quindi, in conclusione, cos'è Around Naples e perché dovreste seguirlo? Around Naples è un progetto nato nel 2019 dall'idea di due ragazzi, ovvero Antonio Vitabile e il suo migliore amico. Hanno iniziato da soli raccontando alcuni luoghi importanti di Napoli che hanno fatto la storia comunque della nostra città e li hanno caricati su YouTube. Qui è nata tutta un'idea di coinvolgere quante più persone possibili in questa missione di raccontare Napoli sotto ogni aspetto e soprattutto di raccontare anche delle periferie. Perché diciamoci la verità, le periferie sono sempre quelle più tralasciate, sono sempre quelle che vanno a finire un po' nel dimenticatoio. Ma Napoli è piena di storia, è piena ma piena di cose da raccontare e che devono essere scoperte. Quindi adesso il nostro obiettivo è quello di fare una mappa virtuale, diciamo, sia di Napoli e sia di tutte le varie periferie per permettere a chi verrà in seguito a Napoli magari a vivere oppure a chi magari verrà come turista di conoscere Napoli sotto ogni punto di vista. Quindi ogni domenica uscirà un nuovo episodio documentario, quindi di un luogo storico o di altre cose. E in più cercheremo di far conoscere anche tutti i vari artisti di strada, anche tutte le varie altre opportunità che offre Napoli e tutte le altre varie iniziative che ci sono nella nostra città. Quindi ragazzi, se non volete perdervi niente, vi invito a seguire tutti i link qua sotto riguardanti Around Naples, di entrare nel gruppo Facebook, di mettere mi piace alla pagina su Facebook e mettere mi piace alla pagina di Instagram. Prossimamente ci sarà un altro video insieme ad Antonio Vitabile in cui parleremo ancora meglio di Around Naples o forse magari organizzeremo una vera e propria live qua su YouTube. Quindi ragazzi, mi raccomando, restate sintonizzati e a me farebbe tantissimo piacere se andaste a dare un'occhiata. Anche perché, come vi ho detto, c'è una serie che sto gestendo da sola di leggende e misteri e sono dei mini video che secondo me potrebbero essere davvero molto utili se non avete magari tantissimo tempo ma volete comunque saperne di più su Napoli. E niente ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video e vi do appuntamento ad un prossimo video e nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace, commentare ed iscrivervi al canale. Bella!